De Rossi per Totti, più arretrato col tacco, dentro grande palla per Meneschi, prende la difesa del Cagliari in velocità, accelera ancora Meneschi, dalla di rigore col sinistro Gazzi, con un grande intervento mette la palla in calcio d'angolo. Kossu dalla bandierina, tocco corto per Nainggolan, ancora Kossu, va a crossare, pallone arretrato per Conti che lo controlla, un buon destro Conti, lo prova ancora una volta, sempre Daniele Conti, quarto gol alla Roma, 1-0. Totti pronto dalla bandierina ad andare a battere il corner, movimento nell'area di rigore, arriva il pallone di Totti per De Rossi, De Rossi, il pareggio della Roma, 1-1. Pisano pronto a mettere dentro il pallone, lo fa, controllo di Conti nell'area di rigore, Biondini poi la mette per acqua fresca, Giulio Sergio con una parata pazzesca, poi arriva ancora Conti, finisce giù, calcio di rigore, calcio di rigore per il Cagliari. Espulso Burdisso, resta in 10 uomini la Roma quando mancano 70 minuti alla fine. Pronto Matri con il destro, spiazza Giulio Sergio, il Cagliari è in vantaggio 2-1, cambia ancora la partita al Sant'Elia. Kossu, largo a destra Kossu, la posizione di Biondini, le finte, manda a vuoto Cassetti, poi cerca Biondini nell'area di rigore, la Veronica di Biondini che va a crossare dentro il pallone, Giulio Sergio tocca su acqua fresca che torna a Cagliari e torna a segnare, 3-1 per il Cagliari, Robert acqua fresca. Pronto sul pallone Kossu, la palla verso Alessandro Matri che segna ancora la doppietta, 4-1 per il Cagliari. Lazzari in verticale per lo scatto da parte di Matri che parte in posizione regolare, su di lui c'è Burdisso, un'ira di Dio, il 32 del Cagliari, Matri nella di rigore con le finte va sul sinistro, resiste Matri, non trova la porta, acqua fresca nemmeno. Batte Pizarro ancora, pallone buono per De Rossi, Agazzi ci mette i pugni in calcio d'angolo. Kossu in area di rigore, mette la palla al centro e Lazzari segna il gol del 5-1, come l'anno scorso, Lazzari contro la Roma, 5-1 per il Cagliari,